Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video. Questo sarà il video dei prodotti promossi e bocciati del mese di dicembre e gennaio. Giusto per il fatto che non ho fatto video per quasi tutto gennaio, quindi uniamo un po' il tutto. Allora, prodotti bocciati soltanto due. Il primo è il roll-on di Garnier, pagato 6,90 € nel negozio Pro Shop, non so se lo potete trovare nelle vostre città. Questo dovrebbe andare a diminuire le occhiaie, ma personalmente io non ho visto nessun miglioramento, nessun cambiamento. Non ve lo consiglio anche perché normalmente si trova a 8,90 € e mi sembra un prezzo veramente esagerato, per un prodotto che fondamentalmente non fa nulla. Altro prodotto che boccio è questo prodotto qui per le occhiaie, sì, per le occhiaie, per i brufoli, che si chiama Zap Zap Gets That Chap, della marca Anatomicals, che potete trovare alla Coin. Questo l'ho pagato 4,50 €, ma non ho visto niente. Praticamente è composto da due parti, una parte per il giorno e una parte per la notte. Praticamente queste andrebbero applicate sul brufolo e dovrebbero andare a farlo sparire più velocemente e non farlo ricomparire più, che mi sembra una cosa assurda. Appunto non è successo niente perché qui avevo un brufolo, ho messo questo, il brufolo ha fatto il suo corso normalmente, non gliene è fregato niente, e il brufolo è ricomparso nello stesso punto, quindi non mi piace per niente come prodotto. Non so gli altri prodotti di questa marca, anzi se li avete provati fatemelo sapere, anche perché non è che hanno un prezzo così esagerato, proibitivo, anzi un prezzo normalissimo. Passiamo invece ai prodotti bocciati, promossi. Oggi non so parlare, sono disconnessa. Partiamo con il make-up. Promuovo questo matitone della Essence nella colorazione 05, che è questo qui, che mi piace tantissimo perché è veramente morbido, si sfuma molto velocemente e dura veramente tantissimo senza andare nelle pieghe, anche senza un primer. Un ottimo prodotto che io ho ricevuto dopo aver vinto il giveaway di Sabrina, anzi giù nell'info box vi lascio il link al suo canale perché è veramente una ragazza carinissima e simpaticissima. Un bacione. Quindi sono felice di aver provato questo prodotto perché personalmente non l'avrei mai comprato, non essendo capace di mettere i matitoni, sugli occhi, però questo è veramente ottimo come prodotto. Promuovo anche un rossetto Kiko ed è il numero 612. Questo qua è, credo, della linea Matte, se non sbaglio, ed è questo colore rosato. Bellissimo, morbido, secca un po' le labbra, ma non poi così tanto. È questo rosa, tipo rosa antico, una cosa del genere. Mi piace tantissimo su qualsiasi tipo di trucco, un trucco molto naturale, un trucco molto intenso, veramente fantastico. Mi piace tanto e dura anche abbastanza da tanto, dura sulle 4 ore, però se mangiate o bevete, non sopravvive. Sopravvive invece il rossetto MAC che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul, Girl About Town. Lo metto nel video dei prodotti promossi e bocciati del mese di gennaio, fondamentalmente, anche se l'ho comprato a gennaio, per il semplice fatto che l'ho utilizzato così tanto che l'ho testato praticamente una settimana intera. È sopravvissuto a un pranzo, è sopravvissuto a una cena. Ci ho bevuto un caffè, sono andata al cinema, sopravvissuto 8 ore, che per quanto mi riguarda è assurdo come, assurda come cosa, avendo comunque un po' di rossetti. Nessuno è durato così tanto, è durato 8 ore perché poi sono andata a struccarmi, se no sarebbe durato molto di più, penso. L'unica cosa è che dopo un po' appunto le labbra vanno a seccarsi perché hanno bisogno un po' di idratazione, di respirare, secondo me. Però è fantastico. Il colore è questo qua, morbidissimo, è un amplified, veramente morbido ed è un colore bellissimo.
Secondo me sta bene sia con un trucco molto pesante che con un trucco naturalissimo. Io ce l'ho messo in ogni caso, me ne fregava, era fantastico. E perché mi sono innamorata di questo rossetto, diciamola veramente tutta. Promuovo due struccanti. Il primo è questo della L'Oreal, struccante delicato occhi, pagato sui 5-6 euro alla Conad, ed è veramente delicato sugli occhi, non brucia per niente e non lascia la pelle unta proprio per niente. Veramente fantastico. Ci sono 125 ml di prodotto e praticamente io sono a metà e lo utilizzo praticamente tutti i giorni, soprattutto quando faccio un trucco naturale preferisco utilizzare questo. Quando invece faccio un bel trucco carico sugli occhi, una bella riga di eyeliner, ho avuto la buona idea di spendere 20 euro per lo struccante della Clinique Take the Day Off. È uno struccante bifasico per gli occhi e per le labbra, non brucia per niente. Non so se applicato sul viso lasci il viso unto, perché visto che l'ho pagato 20 euro, io lo utilizzo soltanto per gli occhi in determinate occasioni. Appunto, io l'ho preso il 2 di dicembre e praticamente non l'ho usato tanto così. Non che io faccia poi così tanti trucchi, carichi, tante righe di eyeliner, però questo qua, veramente è un ottimo struccante. Se volete uno struccante solo per quelle occasioni. Se no, c'è anche questo qua della L'Oreal, che anche questo con una bella riga di eyeliner o uno smoky riesce a struccarlo. Ci mette un pochino di più, però lo strucca. E niente ragazze, questi erano i prodotti promossi e bocciati del mese di dicembre e gennaio. Spero che vi possa essere stato di aiuto. Fatemi sapere quali sono i prodotti che promuovete e che bocciate, e così magari ne sto alla larga oppure mi ci fiondo. E niente, noi ci vediamo col prossimo video. Un bacione, ciao!